Ciao ragazzi, prima di andare avanti volevo ringraziarvi per il successo incredibile che ha avuto il mio primo video, quello di settimana scorsa, Come fanno i bari. 8.000 visualizzazioni, caspita, sono veramente tantissime, questa sì che è una vera magia. Oggi invece vorrei mostrarvi qualcosa di diverso. Lasciamo il mondo del tavolo verde, il mondo dove vivono i bari, ed addentriamoci invece nel mondo dell'impossibile, il mondo della magia. Quando la gente viene a sapere che sono un prestigiatore, molto spesso fa affermazioni del tipo: Antonio, io con te non giocherei mai a carte. Sinceramente, tutto quello che posso dire è che dopo tanti anni di allenamento e di esercizio quotidiano, sinceramente, proprio non ne capisco il motivo. Un po' di tempo fa ero fuori con degli amici e facevo dei giochi di magia per intrattenerli. A un certo punto si avvicina uno e mi fa: Antonio, posso dirti una cosa? Dimmi. Sono convinto che se facessi i tuoi giochi appena più lentamente, riuscirei a capire come fai, riuscirei a capirne il trucco. Guarda, gli dissi, facciamo così, sto per fare un gioco con quattro carte, ma ti dirò di più, ti dirò in anticipo il momento esatto in cui avviene la magia, d'accordo? Quindi, come anticipato, sto per fare un gioco con i quattro assi, ma devo prima impararne l'ordine a memoria. Abbiamo l'asso di fiori, seguito dall'asso di cuori, seguito dall'asso di picche e infine dall'asso di quadri. Guarda bene, gli dissi, perché mi basta fare così? Hai visto qualcosa? No? Eppure il primo asso si gira a faccia in giù. Aspetta, lo rifaccio. Guarda, mi basta fare così? Hai visto qualcosa? Neanche stavolta? No? Eppure il secondo asso si gira a faccia in giù. Guarda, stavolta farò di più, ti dirò in anticipo quale asso sta per girarsi. Questo qui, l'asso rosso. Non perderlo di vista, perché infatti mi basta fare così. E adesso, chiaramente, anche il terzo asso si è girato a faccia in giù. Questo ci lascia chiaramente soltanto con l'asso di picche, che deve ancora girarsi. Ma mi basta far così. E adesso tutti e quattro gli assi sono a faccia in giù. A questo punto il tizio mi ha guardato e mi ha chiesto: Antonio, posso farti una domanda? Ma ci vuole veramente tanto tempo per imparare a fare questo gioco? Ebbene sì, ci vuole veramente tanto tempo. Però stai tranquillo, perché se ci pensi bene, questo gioco non è così difficile dopo tutto, perché per fare questo gioco hai bisogno soltanto di una, due, tre e quattro carte. Quindi se ci pensi bene, diciamo, bastano soltanto quattro carte. Con un po' di allenamento, questo gioco possono imparare a farlo tutti.